Prete, scrittore, antropologo, patriota. Vincenzo Padula è uno dei personaggi più complessi dello scacchiere calabrese. Capace di passare dalla poesia religiosa al giornalismo d'inchiesta, lo scrittore è stato ricordato dai bambini della scuola dell'infanzia e della primaria dell'istituto comprensivo Vincenzo Padula, con recital, reading di poesie, canti e balli. Questa mattina noi daremo un attestato in pergamena alla dirigente Simona Sazzosti per tutto l'istituto comprensivo Vincenzo Padula. La ringraziamo per la disponibilità assieme a tutti i docenti, le maestre e i maestri di questo istituto comprensivo. È stata veramente un'occasione importante per noi perché siamo come istituto comprensivo direttamente interessati, nel senso che è intitolato a Vincenzo Padula. Di conseguenza per noi è stato un onore. Quando Peppe Cristoforo ci ha proposto l'iniziativa l'abbiamo accolta veramente con grande favore. Tra l'altro è un'occasione unica perché per la prima volta penso che ad Acri finalmente i tre istituti comprensivi hanno lavorato insieme per il bene della comunità. Ci serve ad esempio. L'idea che voi abbiate portato a scuola, ma in tutte le famiglie, questo programma, in prima pagina sapete che cosa c'è, no? 25 marzo 1819 siamo andati a trovare nell'archivio comunale l'atto di nascita di Vincenzo Padula. Il 25 marzo è caduto il secondo centenario della nascita e là in fondo si vede l'atto di nascita stilato quando Vincenzo Padula viene, il padre Carlo Maria Padula dichiara medico di professione, medico domiciliato strada palazzo, ossia qua vicino, e dichiara la nascita del figlio al quale impone il nome di Vincenzo. Credo che abbiamo detto tutto, anche se succintamente, però la cosa migliore sarebbe quella di poter assistere ancora nelle giornate successive, che nel corso delle quali verranno presentate i lavori che questi giovani, questi ragazzi fanno. Applauso agli insegnanti e a quanti hanno partecipato a queste giornate, che hanno dato una ventata di gioventù e di entusiasmo fra questi ragazzi che hanno preso con una certa serietà e un certo impegno questi lavori che sono stati egregiamente diretti, ripeto, dai loro insegnanti. Ignoranza, essendo una paura, tanto sentire di insegno creatura, e mi sguida l'usine, buon passante di ne i ragazzi sono stati felicissimi di partecipare a questa iniziativa. Tutti i nostri plessi del nostro istituto hanno aderito con qualcosa. Il mio plesso, il plesso Cappuccini, ha recitato la notte di Natale, ma la cosa curiosa è che tra i bambini c'erano tre bambini stranieri che hanno recitato perfettamente in dialetto acrese, e quindi è stata una bella cosa perché sono sentiti proprio parte integrante della nostra società. Yeah.
Allora, come hanno vissuto i bambini questa esperienza? Ma sono stati molto bravi, pensavamo che dato che parlano in italiano avrebbero avuto problemi col dialetto e invece ci hanno dato grandi soddisfazioni. Come avete vissuto questa iniziativa? Questa esperienza li ha motivate a conoscere qualcosa del nostro paese, come la storia di Vincenzo Padula, le poesie che ha fatto. Il dialetto, con l'impatto col dialetto come sta? All'inizio, appena sentito la poesia, gli procurava ilarità, cioè gli faceva sorridere, però piano piano si sono adattati, hanno cominciato a capire e l'hanno imparata. La sera, la celebrazione del bicentenario dalla nascita dello scrittore acrese si è conclusa con un concerto dell'orchestra Vincenzo Padula, diretta dal maestro Danilo Guido, tra colonne sonore di fantasy contemporanei e tributi d'autore.